In questo video vedremo come si presenta oggi la comunità San Paolo Apostolo. Esso è una sintesi di alcuni eventi dei quali noi siamo testimoni diretti e ai quali dobbiamo far riferimento per continuare il nostro cammino. In occasione dell'anno paolino, Sua Eccellenza Monsignor Bruno Schettino eleva a chiesa giubilare la nostra chiesa parrocchiale, unica in diocesi ad essere dedicata all'Apostolo Paolo. Il 4 settembre 2011, dopo un periodo di chiusura, la Chiesa riapre le sue porte alla comunità, dopo aver realizzato una ristrutturazione globale dell'edificio e un ampliamento per venire incontro, soprattutto nei momenti forti liturgici, alle esigenze della comunità, che via via va crescendo in numero e partecipazione alla vita della parrocchia. Thank you.
vescovo di Capua, e consacrante del parroco Monsignor Pietro Piccirillo, del vicario parrocchiale Don Agostino Correga, delle autorità civili e Santo Popolo di Dio. All'interno della rinnovata chiesa parrocchiale viene dedicato il nuovo altare, attorno al quale si raccoglierà la famiglia di Dio per offrire il sacrificio a lui gradito. Vengono deposte le reliquie del Santo Vescovo Capuano Paolino, del Santo Martire il Papa Clemente, di Santa Veneranda e di altri santi e martiri della Chiesa di Capua, tutto per la maggior gloria di Dio. Sorgente viva che nasce nel cuore, e questo dono che abita in me, la tua presenza è un fuoco d'amore che avvolge l'anima mia, Gesù. A scadenza fissa, in avvento e in quaresima, la Commissione Caritas parrocchiale organizza la Festa della Solidarietà, con il mercatino dei dolci e oggetti vari offerti dalla stessa comunità o preparati dal laboratorio artistico Caritas, la colazione e il teatro, con l'animazione dei giovani volontari dell'oratorio. La solidarietà è molto importante perché fa sì che un gruppo di persone si mettano insieme, collaborino per dare una mano agli altri, a quelli che stanno in difficoltà. E grazie alle persone che collaborano, a quelle che ci danno una mano nel vendere, a chi porta gli oggetti, chi fa i dolci con tanta grazia e soprattutto le persone che vengono e vengono a comprare. È un aiuto per le persone che stanno in difficoltà, quindi è una cosa importante. Il mercatino della solidarietà è perché bisogna capire che ci sono delle persone che hanno bisogno e noi nel nostro piccolo facciamo la solidarietà e con la speranza che anche altri la possano fare e ci possano dare una mano per venire sempre incontro a chi ha più bisogno di noi. Fra le varie attività della parrocchia parte questa mattina anche la colazione in parrocchia per sponsorizzare le varie attività dell'oratorio. L'idea nasce per dare un pizzico di novità alla festa della solidarietà che accompagna la nostra parrocchia ormai da anni. E anni fa fu fatta già questa iniziativa ed ebbe ottimi risultati e quindi abbiamo voluto ritentare sperando che tutto vada bene. L'idea nasce perché innanzitutto per noi la solidarietà deve essere non solo sentita ma anche partecipata, quindi il fatto di venire qui e prendere un caffè, un cornetto e fare comunione e stare insieme. L'attività catechetica non si limita solo alla lezione per la trasmissione delle verità di fede, ma vive momenti forti di aggregazione e di socializzazione dei bambini fra di loro. Grida che ci credi.
E poi? La frutta non si tocca. Mamma mia. No, proprio ieri sera ne stavo parlando col centurione. Ha detto entro domani te si paga tutto. Domani, sempre domani, e intanto io non vedo un becco di se stesso. E comunque, di' al tuo centurione che se per domani a mezzogiorno non mi dà quello che mi deve, il vostro illustre prigioniero finisce in mezzo ad una storia. Cristo Gesù. Il 18 dicembre 2011, Monsignor Piero Marini, in visita alla nostra comunità, inaugura e benedice la statua in bronzo raffigurante il beato Giovanni Paolo II. Il 26 marzo 2013 la nostra chiesa si è arricchita di un portone di bronzo con statue a tutto rilievo, dove primeggia l'immagine di Sua Eccellenza Monsignor Bruno Schettino, da sempre molto vicino alla nostra comunità. Siamo certi che non mancherà da oggi l'amicizia, la solidarietà e la benedizione di Monsignor Salvatore Visco, nostro nuovo pastore. A noi e a tutti auguri di buon lavoro nella vigna del Signore.